Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina, questo colore bianco che ha coperto per qualche giorno San Giovanni Rotondo e gli stessi luoghi di San Pio, per raccontarvi cosa accadde nel febbraio del 1926. Era il 3 febbraio quando il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo va a notare qualcosa di strano, qualcosa di insolito. Ecco, ci racconta qualcosa di forte. Il guardiano era padre Tommaso da Monte Sant'Angelo. Padre Tommaso era stato il maestro dei novizi a Morcone del giovane padre Pio e divenne guardiano tra il 1925 al 1928. Raccolse quella sera una confidenza che fece padre Pio. Ecco, quel giorno padre Pio si trovava nella sacrestia antica della chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Si era presentato un uomo che voleva essere confessato. E padre Pio racconta proprio questo a padre Tommaso. Lo confessai nella sacrestia all'inginocchiatoio che sta vicino alla porticina che dà in chiesa. Alla fine della confessione gli ho impartito la santa assoluzione. Ma arrivato alle parole «Ego te absolvo», ecco, per dare l'assoluzione, questo penitente cominciò immediatamente a tremare. Ecco, padre Tommaso usa questa espressione che gli ha comunicato padre Pio: terribilmente trema, trema terribilmente, spasima, si comincia a contorcere, dicendo si sentiva uscire l'anima dal corpo. Pensate un po', si trovò dinanzi a questa situazione padre Pio e fu tale che ad un tratto quest'uomo si è alzato ed è scappato via verso la chiesa e poi verso l'uscita, al che padre Pio, intimorito, tremante, lo rincorre, entra in chiesa, non trova nessuno, esce fuori sul piazzale e trova solo tre donne, a cui chiede: ma scusate, avete visto qualcuno, un uomo che è uscito di corsa? Le donne dissero: no, siamo qui da mezz'ora, non è uscito nessuno. Padre Pio rientra in convento tutto mortificato, incontra il guardiano e gli racconta questo episodio. La sera il guardiano, nella sua stanza, scrive: ora mi domando chi poteva essere quel tale. Si deve supporre qualche demonio sotto forma di uomo? E a quale scopo? Forse per intimorirlo.